ad un nuovo appuntamento con Salute in Forma. Oggi parleremo della salute dei nostri occhi, in particolare di ambliopia, e lo faremo con gli esperti del Neuromed di Pozzilli. Con il termine medico ambliopia si intende quello che comunemente viene chiamato l'occhio pigro. Quindi che cos'è l'ambliopia? È un'alterazione dello sviluppo della funzione visiva che si verifica in uno o in entrambi gli occhi durante l'infanzia. Quindi in pratica, per semplificare, un occhio normale è un occhio che deve vedere 10 decimi, mentre quando un occhio non raggiunge i 10 decimi a causa di una malattia o a causa di una mancata correzione ottica durante l'infanzia, l'occhio diventerà un occhio ambliope, quindi un occhio pigro. E quando vi è una differenza nel modo di percepire le immagini tra i due occhi, l'occhio del bambino predilige l'occhio che fornisce una prestazione visiva migliore, penalizzando l'occhio controlaterale che quindi diventerà un occhio pigro. Attualmente non possiamo affrontare questa patologia senza valutazione ortottica, a prescindere di questa visita. Attraverso di essa infatti noi andiamo a valutare in maniera precisa se ci sono delle concause che causano ambliopia e soprattutto ne valutiamo la gravità. Attraverso questa valutazione quindi riusciamo in maniera organica a inquadrare il miglior percorso riabilitativo per il bambino. L'ambliopia può insorgere soltanto durante l'età detta plastica della visione. Per età plastica intendiamo quel periodo molto sensibile, molto critico, che va dalla nascita fino ai 10-12 anni di età. Secondo le ultime linee guida degli Stati Uniti si ritiene che i fattori ambliopigeni, cioè i fattori che portano ambliopia, possono influenzare la visione addirittura fino al 12° anno di età. In realtà sappiamo che le ambliopie più gravi, ma anche quelle più potenzialmente trattabili, sono quelle che vengono diagnosticate prima dei 5 anni di età. Dal punto di vista medico-scientifico, lo sviluppo del senso della vista avviene attraverso un complesso processo neurologico a livello della corteccia cerebrale, quindi è importante che alla corteccia cerebrale arrivino immagini uguali e nitide da entrambi gli occhi. Questo perché? Perché anche se la corteccia cerebrale alla nascita è già formata, mantiene un certo grado di plasticità nei primi anni di vita, quindi è importante la diagnosi precoce, un trattamento tempestivo dell'ambliopia prima di arrivare alla maturazione completa del senso della vista. Ma è difficile comprendere questa malattia che colpisce soprattutto i bambini. Quali sono i sintomi? Per l'ambliopia parliamo di pazienti molto piccoli, spesso in età prescolare, che quindi non ci sanno riferire il disagio visivo che possono avvertire ad uno o ad entrambi gli occhi o la differenza di percezione delle immagini tra i due occhi. Quindi in questo caso è importante osservare il bambino, quindi gli adulti che circondano il bambino, l'oculista, il pediatra, i genitori e gli insegnanti devono osservare il bambino quando gioca, quando si muove, quando guarda la televisione, quindi si avvicina allo schermo per guardare la televisione, quando inclina la testa da un lato per guardare un oggetto da lontano, se si stropiccia gli occhi, se gli occhi spesso diventano rossi e portare quindi subito il bambino dall'oculista. Per quanto riguarda invece i bambini più grandi, quindi i bambini già in età scolare che ci riferiscono un disagio visivo o la differenza tra i due occhi, questo è il momento di andare subito dall'oculista, perché ci potremmo trovare di fronte a un bambino che ha già finito di sviluppare la vista e quindi un tempo troppo tardi per poter migliorare. L'ambliopia ha diversissime forme e anche diverse cure a seconda della forma che si ha. A chiarire questo concetto è Eliana Palermo. L'ambliopia viene classificata in base all'eziologia, cioè in base alla causa. Esiste un'ambliopia strabica, un'ambliopia anisometropica e un'ambliopia da deprivazione visiva. Allora, l'ambliopia strabica è un'ambliopia sempre unilaterale, cioè che interessa soltanto un occhio. Questo è un tipo di ambliopia che l'ambliopia è una conseguenza dello strabismo e non la causa dello strabismo. Questo che cosa vuol dire? Quando si ha un occhio deviato, il cervello sopprimerà l'immagine doppia che percepisce per evitare la diplopia e quindi prediligerà soltanto l'occhio fissante. La seconda forma di ambliopia è l'ambliopia anisometropica. L'anisometropia è la differenza di refrazione tra i due occhi. Per semplificare, un occhio normale vede i 10 decimi, invece l'altro occhio ha bisogno di una correzione ottica per raggiungere i 10 decimi. Maggiore è la differenza tra i due occhi, maggiore sarà l'anisometropia, quindi la difficoltà a correggere l'ambliopia. Si considera una anisometropia importante già una differenza di 2 diottrie tra gli occhi. Queste prime due forme di ambliopia sono più facilmente trattabili. Invece la terza forma di ambliopia, l'ambliopia da deprivazione visiva, è un'ambliopia che ha alla base una patologia oculare. Quindi parliamo di bambini che alla nascita presentano dei problemi che possono
possono essere una cataratta congenita, un glaucoma, una ptosi palpebrale, un'opacità corneale. Quindi in questo caso prima va trattata la patologia di base e poi si potrà curare l'ambliopia. Come si tratta l'ambliopia? Quali sono le sue relazioni con lo strabismo? E soprattutto a quali esperti bisogna rivolgersi? A rispondere a queste domande i nostri esperti. Nel caso in cui in uno strabismo c'è un occhio preponderante rispetto all'altro, ovvero un occhio è sempre fissante e l'altro è sempre deviato, o comunque c'è una grossa differenza tra il tempo di deviazione di uno rispetto all'altro, noi attraverso l'occlusione riusciamo ad avere tre diversi risultati. Il primo è sicuramente un recupero funzionale dell'occhio ambliope. Il secondo, se questa terapia antiambliopica è anche abbinata ad una terapia per lo strabismo, abbiamo una risoluzione dello strabismo, quindi gli occhi tornano ad essere paralleli. Il terzo, e non meno importante, è il recupero della visione binoculare. Per un'ambliopia di grado lieve si usa una penalizzazione totale, vale a dire l'occhio fissante, l'occhio buono, viene penalizzato nella visione sia da lontano che da vicino, instillando delle gocce ciclopeggi che quindi dilatano la pupilla e quindi rendono più difficoltosa la visione da lontano. Poi esiste una ambliopia di grado medio, in questo caso si usa una penalizzazione per lontano, quindi l'occhio buono viene penalizzato con l'instillazione di gocce per evitare la vista da lontano, invece l'occhio ambliope per favorire la visione da vicino viene aumentata la correzione ottica di 2-3 diottrie. L'ambliopia più importante, quella di grado profondo, si usa una penalizzazione per vicino, quindi l'occhio fissante, l'occhio buono, viene penalizzato sia instillando delle gocce nella visione da lontano e sia ipocorreggendo l'occhiale per vicino di circa 2-3 diottrie. Un terzo metodo per trattare l'ambliopia è quella dell'uso dei prismi e questa si usa per le ambliopie a fissazione eccentrica. In queste ambliopie cosa succede? Che il fascio di luce non va a focalizzare nel punto della retina deputato alla visione, quindi sulla fovea, ma su un punto diverso. Quindi con la terapia prismatica si usano delle lenti chiamati prismi che hanno il potere di deviare la luce dal punto, diciamo, sbagliato dove fissano sulla retina al punto centrale della retina, quindi la fovea. Strabismo sia nel bambino che nell'adulto dà diverse conseguenze funzionali. Per quanto riguarda il bambino, una delle conseguenze dello strabismo è l'ambliopia. Dobbiamo pensare allo strabismo mai come un problema meramente solo, meramente estetico, ma è soprattutto un problema funzionale. Le conseguenze dello strabismo, sia nell'età adulta che nell'età del bambino, possono essere anche molto invalidanti. Per quanto concerne lo strabismo nel bambino, una delle conseguenze principali è appunto l'ambliopia. Il cerotto si può porre o direttamente sull'occhio del bambino oppure si può porre sull'occhiale, sulla lente dell'occhiale. Per quanto riguarda i bambini quindi che non sopportano il cerotto direttamente sull'occhio, si può usare o una lente oscurata dell'occhiale o si usano delle ventose che si attaccano direttamente sulla lente dell'occhiale. La visita ortottica è una visita specialistica effettuata in ambulatorio con apposita strumentazione. Essa è una visita effettuata dall'ortottista, ovvero quel professionista sanitario laureato, dottore in ortottica, che valuta lo stato sensoriale e motorio della visione. Accedono alla visita ortottica pazienti bambini, ma anche pazienti adulti con diverse patologie a carico del sistema oculomotorio. Questa visita risulta fondamentale nei bambini a partire dalla nascita fino ai 10-12 anni di età. Diciamo che in linea generale essa è una visita che valuta lo stato sensoriale della visione, quindi oltre che la semplice misurazione della vista all'ottotipo, noi andiamo a diagnosticare in maniera precisa il vizio refrattivo del bambino e andiamo a guardare lo stato sensoriale, ovvero tutto quello che riguarda la qualità della visione, a partire dalla collaborazione tra i due occhi e anche lo stato motorio e quindi in maniera approfondita, in maniera altamente specifica, l'eventualità di uno strabismo. La finalità del trattamento antiambliopico è quello di migliorare il visus del bambino per arrivare a una correzione ottimale. Le cure dell'ambliopia sono diverse, la prima, la più classica e attualmente la più efficace è l'occlusione. L'occlusione è una
una terapia che si esegue occludendo l'occhio fissante, l'occhio chiamato buono, per permettere lo sviluppo dell'occhio pigro, quindi dell'occhio ambliope. Quindi si pone sull'occhio del bambino un cerotto in tempi e in modalità che poi vengono valutati dalla visita oculistica e dalla visita ortottica. Ciò che davvero conta nell'ambliopia è una diagnosi tempestiva. Cosa accade invece quando questa patologia si sottovaluta? Lo screening ortottico è la principale arma che noi abbiamo, quindi è importante che i bambini eseguano uno screening ortottico oculistico a partire già dai 3 anni di età, a prescindere da un'evidenza di patologia strabica o patologia oculare. Per comprendere meglio questo concetto possiamo dire che se un bambino viene diagnosticata l'ambliopia a 5 anni di età, noi per arrivare ad un piccolo risultato attraverso il trattamento impieghiamo 3-4 mesi. Se lo stesso bambino invece ci viene con la stessa caratteristica di ambliopia a 9 anni, il trattamento per raggiungere lo stesso obiettivo sarebbe di circa 13-14 mesi. Quindi è chiaro che prima si affronta il problema, meglio è. L'ambliopia, se non curata, porta a dei disturbi della vista che purtroppo si ripercuotono tutti i giorni nella vita quotidiana per tutta la vita. Una persona ambliope non ha un senso stereoscopico completo, quindi non ha una visione tridimensionale. E per esempio nella vita di tutti i giorni uno dei primi problemi è non poter affrontare determinati lavori. Non si possono avere delle patenti particolari. Per esempio non si può fare l'oculista, il biologo, perché non si ha un uso del microscopio corretto, non si può intraprendere una carriera militare, questo appunto perché manca una visione tridimensionale, manca inoltre un campo visivo binoculare completo. Tutti i bambini dopo 3 anni si consiglia una visita oculistica, questo per bambini nati a termine senza nessuna patologia, mentre per quanto riguarda bambini che nascono prematuri o con particolari patologie genetiche o bambini diabetici, la visita oculistica deve essere affrontata nei primi mesi di vita e poi essere seguiti durante tutta l'infanzia. Ovviamente è diversa la visita oculistica che si effettua all'adulto rispetto a quella del bambino. Nella visita oculistica del bambino dobbiamo valutare l'integrità anatomica delle strutture dell'occhio, quindi sia della parte anteriore che della parte posteriore fino alla retina. I bambini vengono sottoposti ad una valutazione del visus con esami strumentali oggettivi che sono l'autorefrattometria e la schiascopia. L'ambliopia è un problema che riguarda i bambini, però molto spesso ci si accorge di essere ambliopi da adulti quando ormai è troppo tardi per poterla curare e affrontare la malattia. Questo perché? Perché il cervello della persona adulta non ha imparato a vedere da bambino e quindi non ha sviluppato il senso della visione e da grandi non è più possibile formare l'immagine visiva. Ed ecco il momento dedicato esclusivamente a voi, i consigli per i nostri telespettatori. Terapia antiambliopica chiaramente ha un senso farla quando il bambino è applicato visivamente. Per applicazione visiva quindi noi intendiamo soprattutto l'applicazione per vicino, quando il bambino legge, quando il bambino scrive o disegna, ma secondo degli ultimi studi fatti negli Stati Uniti si è abbinato addirittura la terapia occlusiva all'attività ludica nei videogiochi, avendo ottimi risultati. Non ha senso attuare la terapia antiambliopica quando il bambino esce fuori l'aria aperta, quando va in bici o attua altri sport, o comunque in generale non ha senso fare la terapia quando il bambino è molto stanco. Si pensa che il bambino deve essere sottoposto a visita oculistica quando è in grado di leggere, questo non è vero, i bambini devono essere sottoposti a visita oculistica a 3 anni obbligatoriamente tutti, e poi essere